Specialista, sono di nuovo Bryn. Ciao, per ora le sentinelle non hanno le risorse per riparare questi segnalatori, quindi te ne sarei grata. L'ultima volta che abbiamo lavorato insieme, le cose sono andate talmente bene che non posso tirarmi indietro. Divertente, molto divertente. Ti mando subito il percorso diretto. Segnalatori. Prima di tutto ci aiutano a sorvegliare l'attività dei metamorfici. È fondamentale essere sempre pronti. Ma sono anche utili a quegli arcanisti che salviamo continuamente. E perché? Beh, i metamorfici li stanno sempre addosso. No, chiedevo perché i segnalatori sono utili agli arcanisti. Ah, certo. I segnalatori raccolgono informazioni sui metamorfici, i loro movimenti e altre cose scientifiche, immagino. Specialista risolve sempre la situazione. Se lo dici tu. Ok, dammi le prossime coordinate. A proposito del prossimo segnalatore, c'è una cosa che dovresti sapere. Di che si tratta? Si trova nel bel mezzo di un accampamento di metamorfici. Ah, ci sarà da divertirsi. Cosa ci fanno gli arcanisti con queste informazioni? Quelle dei segnalatori? Esatto. Cercano di capire cosa sono i metamorfici, da dove vengono. È interessante. Propongo.
Questo è il posto. Sai cosa fare? Puoi dirlo forte. Tanti quanti, esattamente. Ho un segnale. Dice che ci sono parecchi metamorfici morti nei paraggi. Chi l'avrebbe detto? Specialista, è rimasto un solo segnalatore guasto. Lo occupo subito. Specialista, l'ultimo segnalatore che devi riparare si trova qui. Segnale acquisito. Ben fatto, specialista. Mi dire che è un complimento. Aspetta, c'è qualcosa. Cosa? Ora che i segnalatori sono attivi, rilevo la presenza di molti metamorfici nelle vicinanze. Già che ci sei... Non c'è bisogno di dire altro. Questi metamorfici. Forse stanno aggirando le nostre pattuglie. Con i segnalatori specchi non c'era modo di saperlo. Meno male che li abbiamo riparati allora. Sì, è stato molto utile. Me lo stai chiedendo o... Metamorfici a ore 12!
trovamento dei metamorfici individuati. È strano. Cosa ci fanno con tutti questi macchinari arcanisti? Cosa credi che stia succedendo? Non lo so, ma questi sono indubbiamente i metamorfici che stavo rilevando. Ora sbarazzatene, parleremo poi. Riesce davvero bene. Grazie. Specialista, raccogli i frammenti. Specialista. Ok,
frammenti. Segnato per il recupero uno dei manufatti collegati ai macchinari degli arcanisti. Cosa ci fanno i metamorfici con tutto questo? Ci rivediamo al forte, specialista. Grazie. Ah, sei tu. Bene. Ci sono dei problemi. Ho ricevuto la richiesta d'aiuto di uno specialista, ok? È messo male. Cos'è successo? Non lo so. Un vettore è bloccato là fuori, con dei passeggeri. Come dicevo, problemi. Se uno specialista chiede aiuto, noi rispondiamo. Ricevuto. Va, scopri tutto quello che puoi.
incontrato Dave. D'accordo, cosa sappiamo? Non molto. Uno specialista che stava ascoltando un vettore ha chiesto aiuto. Dopo ho perso la comunicazione. Qual è il problema? Chi sono i passeggeri? Non ne ho idea. Non mi piacciono tutte queste incognite. Già, e questa pioggia non ci aiuterà di certo. Ecco il vettore. Le viverne amorteggiano nel cielo. Non è mai un buon segno. Ok, per ora non ci sono più viverne al vettore abbattuto. Abbiamo guadagnato un po' di tempo. Diamo un'occhiata al nostro sfortunato nuovo amico. Giusto, uccidile tutte. Sentito? Forse abbiamo trovato il nostro specialista. Ah, è vivo. Bene. Ehi, sei uno specialista? Il mio nome è Dix. Sì, specialista Dix. Cos'è successo? Sono passato dai metamorfici poco fa. La stiva è danneggiata. Senti, i miei attrezzi pesanti da riparazione sono sparsi in giro. Non è che mi daresti una mano? Farò il possibile. Qualcosa? Bene, continua a cercare. I passeggeri stanno bene? Passeggeri?
Oh, sì, certo. Gli arcanisti stanno benone. Alla grande. Arcanisti? Ok, buono a sapersi. Quello dovrebbe essere l'ultimo attrezzo necessario. Porta tutto quanto qui. Potremmo avere un problema più grande. Com'è la situazione? Brutta. Manca un montante idraulico alla porta della stiva. Deve essere saltato durante l'attacco. Il vettore non può muoversi in questo stato. No, siamo praticamente morti qua fuori. L'imboscata si è verificata più indietro sulla rotta. Va bene, cercherò di ripercorrere i vostri passi. Attenzione, amico. Quando ne hai l'opportunità, colpisci dal petto. È uno dei suoi punti deboli. Sembra esserci niente per ora. Lo specialista Dix ha detto che i metamorfici hanno attaccato, danneggiando la stiva. Ma qualcosa non quadra. Non sembrano danni dovuti alle armi dei metamorfici. Ci sono parecchi danni al luogo dell'imboscata. Sì? Hai trovato il pezzo del vettore? Non ancora. Curioso. Cosa? Buona parte del carico è rimasta qui. I metamorfici di solito prendono quasi tutto. È curioso. In effetti. Hanno trovato il pezzo. Non è affatto piccolo. Bisognerà riportarlo indietro. Non sarà facile. Biggs, mi senti? Eccoti. Hai trovato qualcosa? Sto tornando indietro. Non stare lì con le mani in mano. Le carcasse di questi uccelli stanno attirando attenzione. Devo soltanto saldare questo pezzo. Ci vorrà un po' di tempo. Elimina tutto quello che si avvicina. Thank you.
così buone. Non lo so. Ma sai cosa ti dico? Non voglio sapere altro. Di quelli sferrati al corpo. L'hai ferito, ma presta attenzione. Quando i suoi occhi si illuminano, diventa ancora più aggressivo. Buono a sapersi. Azioni concluse? Sì, dovrebbe essere tutto a posto. Meglio muoversi prima di ricevere visite. Ci penserò. Buona fortuna. A quanto pare lo specialista Diggs e i suoi passeggeri sono partiti. Quando arriveranno a Fort Tarsis, ci faremo raccontare per bene cosa è successo. Sono d'accordo. Bene, ottimo lavoro.
così. Non la smetteva di ripetere quanto talento avesse il ragazzo. Ah, chi non muore si rivede. Ottimo lavoro. Lo specialista Dix e i suoi passeggeri sono di nuovo in cammino. I vettori sono molto affidabili. Scusa, ma non riesco a dirlo senza ridere. Ad ogni modo, quando si fermano, hanno bisogno di una gran bella spinta. Felice di aver dato una mano. Siamo in pochi. Dobbiamo restare uniti. Vale anche per chi è solo di passaggio. Offrirò a Dix da bere appena arriverà a Fort Tarsis. Forse per allora il bar servirà di nuovo un po' di miscela fortuo. È la tua bevanda preferita? Preferita? Diciamo che tutto quello che non è miscela fortuo è brodaglia. Ma forse a te quella brodaglia piace. Mi dispiace per te. Va bene, va bene. Ora mi è venuta sete. Torna quando vuoi i contratti. Qualche contratto per te. La gente ha bisogno di aiuto. Vai là fuori a dare una mano a chi ne ha bisogno. Sarà fatto. Comunque sia, quanto guadagno? Al decollo, Yarrow. Cosa dobbiamo fare? C'è altra attività di fuorilegge alle tombe degli specialisti. Non lasceremo che prendano cose che appartengono a noi. Intervieni. Ok, capito.
animali stanno mettendo i bastoni tra le ruote e i fuorilegge. Molto. Dai, lascia che gli animali giochino un po'. Dobbiamo cercare l'equipaggiamento rubato. Capisco. Dai, che ce la fai. Ottimo lavoro. Non fermarsi. Guarda quanti sono. E anche queste. Continua così! I nemici abbattuti. Ok, è fatta. Sì, va bene. Ho un altro lavoro per te, visto che sei già lì. La pattuglia delle sentinelle non ha fatto rapporto. Vai a vedere se hanno bisogno di aiuto. Ok, me ne occupo io. Con le loro ragnatele schifose. Libera le sentinelle. Vediamo cosa troverò. Meno uno. Bene. Hai quasi finito.
tolto le munizioni. Continuano ad arrivare. Ottimo lavoro. Ah, e si è saltato fuori dell'altro, vero? Alcune sentinelle sono state attaccate dai fuorilegge. Andiamo a dare un'occhiata. Farò il possibile. Si complicano. Per prima cosa prova le sentinelle. Ti aiuteranno a combattere. Lascia fare a me. Ok, dobbiamo assicurarci che questo accampamento non possa più essere utilizzato. Distruggi delle risorse importanti. Ottimo inizio! Anche questa è fatta. Ti manca poco. Ma guarda, hai fatto uscire lo scoperto e il loro capo. Fai attenzione.
faccio il resto senza esitare. Ok. Necessario.